Rocca Sant'Angelo di Assisi, comunità famiglie di Betlemme, domenica 26 aprile. Nella settimana trascorsa, il 22, è stata celebrata la giornata mondiale della terra. Beh, qui potremmo essere in tono con Francesco, San Francesco, Assisi è a poca distanza da qua, che nel suo magnifico cantico delle creature lodava il Signore per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Ma c'è da dire che la lode che San Francesco innalzava al Signore per la terra, per la madre terra, non è la stessa cosa di quella terra che l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, vuole festeggiare nel 22 aprile di ogni anno. Perché? Perché l'Organizzazione delle Nazioni Unite è un'organizzazione laica, che significa cioè che Dio non è importante. C'è chi ci crede, chi non ci crede, chi crede in altre false religioni, ma importante è l'uomo. L'ONU è nato dopo gli eccidi della Seconda Guerra Mondiale e le nazioni sono dette cerchiamo di evitare altre storie come questa e quindi organizziamoci per promuovere i diritti dell'uomo, ma i diritti dell'uomo promossi dalle Nazioni Unite non sono quelli del Vangelo, sono basati sui diritti della Rivoluzione Francese, liberté, égalité, fraternité, sans Dieu, senza Dio. Allora San Francesco nel Cantico delle Creature lodava il vero Dio, il Dio della rivelazione cristiana, Padre, Figlio e Spirito Santo, lodava per tutte le sue creature. Sono andato a informarmi un po', ma chi è che indice queste giornate internazionali? Perché ho visto che quasi ogni giorno c'è una giornata internazionale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, a volte su motivi importanti. Per esempio ho visto che il 4 febbraio c'è la giornata internazionale per la lotta contro il cancro, beh, è una cosa seria. Ma poi il 5 febbraio c'è la giornata internazionale della Nutella. Ma allora qui a un certo punto mi sono chiesto, ma come stanno le cose? Tra poco, in questo mese di aprile, ci sarà la giornata internazionale per la salvaguardia delle rane. Ma a questo punto, vabbè, Nazioni Unite, ma mi sembra che siano unite nella scemenza, cioè ci sono cose più importanti. Allora, ecco, come cristiani che siamo per lo più derisi dal mondo laico, no? Il cristiano è considerato uno scemarello, che noi portiamo avanti un'affermazione: ci sarà la giornata mondiale di Dio. Ecco, si chiama Apocalisse, significa rivelazione. Vogliamo sentire il risorto? Sentiamolo. Sentiamo che cosa Gesù dice per quel giorno, il giorno internazionale di Dio. Dice: comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, così Gesù amava chiamarsi figlio dell'uomo, lui che era figlio di Dio, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Eh già, tutti i popoli che ora si stanno occupando di tutt'altro che di Dio, perché non c'è una giornata intenzionale di Dio, capiranno che la realtà è Dio, la realtà è Gesù, il risorto. E dice: vedranno il figlio dell'uomo, Gesù, venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Ecco che cosa ha detto Gesù di quel giorno: comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo, una grande croce. Eh sì, e tutti quelli che negano la croce, che la negano seguendo loro false religioni, pensiamo all'Islam che nega addirittura che Gesù sia morto in croce, e quelli che la negano nella loro vita non vogliono portare la croce, vogliono le scorciatoie del peccato, e si batteranno il petto. Gesù, parlando di quel giorno, ci esorta a stare vigili, preparati, perché dice:
state ben attenti che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso, perché come un laccio si abbatterà su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Una giornata veramente universale. Tutti vedranno in cielo il segno della croce e tutte le nazioni si batteranno il petto. Troppo tardi. Si vedrà in quel giorno qual è la vera fede, e quella cristiana, e qual è il vero Dio, e quel Dio che San Francesco lodava nella sua unità e trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quel giorno si avvicina nelle profezie di Marcello Ezechiele Chai, il profeta che ha fondato questa comunità, e a un certo punto corre questo monito: il grande giorno è vicino, ravvedetevi finché siete in tempo, la mia ira, dice il Signore, è sopra la terra e il mio furore si infiamma. E Tommaso da Celano, famoso biografo di San Francesco, scrisse il famoso Dies Irae, giorno dell'ira, Dies Irae, Dies Illa, quel giorno. Perché ira? Perché questa terra, che è piena di perversione, questa terra che nei secoli ha massacrato i cristiani in ogni latitudine, ebbene questa terra che ha chiuso il cielo in faccia a Dio e al suo Cristo, fare i conti con questo Dio, ovviamente nella sua misericordia, il Signore ci ha lasciato 2000 anni, perché tutti quanto possibile, più perlomeno si ravvedessero, e ha mandato i suoi santi, i suoi profeti, che per lo più sono stati perseguitati, messi a morte. Ma i conti torneranno, Gesù tornerà, quel giorno si avvicina, il giorno internazionale di Dio, finalmente. Perché è importante non solo riproporre questa follia, perché il mondo è una follia, ma aspettarla, perché allora ci fa capire chi è Dio e quali sono gli idoli del mondo. E Gesù dice: attenti che i vostri cuori non si appesantiscono nelle dissipazioni. Parla anche di ubriachezze, va bene, lo capiamo. Parla degli affanni della vita, adesso c'è stato un crollo epocale dell'economia, come arriveremo a fine mese, ma ci sono le dissipazioni, che sono quelle cose più sottili, sono tutte le cose che stuzzichevoli che ci propone internet, i social, sono lo sport, sono la musica, sono i divertimenti, i viaggi, il turismo, questi idoli che sono crollati come berilli in un attimo, riprenderanno, ma alla fine crollerà. Perché? Perché sono cose pur buone, ma fatte al posto di Dio. E attenti, anche nella Chiesa ci ha sgomentato quando alla festa di San Francesco il 4 ottobre l'anno scorso, nei giardini del Vaticano, è stato introdotto l'idolo di Pachamama, un idolo dell'Indios che rappresentava la terra, a cui in passato gli Indios sacrificavano vite umane, adesso sacrificano un feto di lama. Ebbene, stiamo attenti, quello è proprio il massimo che poteva accadere nei giardini del Vaticano, ma attenti a quella sottile idolatria della terra, della natura, di chi fa meno di Dio ma si rifugia nella natura. Ebbene, San Francesco elogiava il creatore che ci ha creato queste cose per noi. Finisco citando una poesia che mi piace spesso, riportata di Marcello Chai, questo profeta locale, che in una profezia su Roma diceva da parte del Signore: io ho creato la semina e la vendemmia, io faccio piovere secondo le stagioni, ma i vostri iniqui pensieri hanno sconvolto tutte le cose belle da me per voi create, ed è per questo che sventure e terrore arriveranno su di voi. Ahimè, stanno arrivando. Ma finché abbiamo un po' di tempo, ecco il monito di questo profeta, ravvedetevi finché siete in tempo. Facciamo ancora in tempo a aprire gli occhi su che cos'è il mondo, anche con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e cos'è la proposta di Cristo per il tempo e per l'eternità. Venite a me voi tutti e troverete riposo. Ci offre la gioia che comincia da questa vita insieme a persecuzione e di là la vita eterna. Una gran bella proposta.